Mi piace mangiare praticamente di tutto, ma in assoluto la pasta alla carbonara. E senza pan. E senza pan. Dica, è drammatica. Spero non ti capiti mai. Murri! Mi alzo e le faccio il caffè. Appena svegliato e ha un po' fame, dice a me. Ma il mio frigo è vuoto. Ho due uova in dispensa. Poi si accorge, sta venendo densa e compensa così. Non potevo immaginarlo mai. Ci ha messo la panna nella carbonara. Non può essere bella. Manca già l'aria, mantengo la calma, mi ripeto aspetta, ma anziché il guanciale usa la pancetta. Soffro in silenzio e penso a come mandarla. Soffro e penso a cosa mi posso inventare. Cerco di fare finta di niente mentre dentro muoio lentamente. Lei mi guarda con aria innocente, non pensavo che lo facesse realmente. Quindi cerco un'idea convincente per mandarla a niente. Poi mi guarda con quegli occhi dolci e penso che non era così importante. Chiamo il mio migliore amico e gli racconto che cosa mi è accaduto. Lui non mi parla, penso sia sbalordito. Ma poco dopo invece scopro che è svenuto. Non so che fare, son disperato. Chiamo mia madre, ci ha messo la panna nella carbonara. Dovevo fermarla ma mi mancava l'aria. Devo allontanarla ma non ce la faccio. Quindi stringo i denti e mi faccio coraggio. Ascolta la mamma, non voglio essere brusca, ma se usa la panna non è quella giusta. Può essere carina, una brava ragazza, ma sulla carbonara per me non si scherza. Soffro in silenzio e penso a come poterla lasciare. Soffro e penso a quello che le devo dire. Mi dispiace ma ti devo lasciare, qui non c'è niente che si possa ormai recuperare. Prima di agire ci dovevi pensare, non sei fatta per me se non sai manco cucinare. E mentre lei con me si infuria, la mia scelta è ormai sicura. Lei prepara le valigie, io sto pensando alla mia cura. Mamma, torno dalla mamma mentre lei con calma sta preparando la carbonara. Mamma non ci mette la panna e mentre mi guarda mi sorride e mi dice che non ci va la panna.